ha votato all'apertura dei seggi in una scuola del Cairo il presidente egiziano uscente Abdel Fattah Sisi, scontato nuovo vincitore delle elezioni presidenziali egiziane, che andranno avanti per 3 giorni fino a mercoledì per favorire l'affluenza alle urne dei circa 60 milioni di cittadini. Dei possibili sfidanti di Al-Sisi ne è rimasto in piedi solo uno, l'architetto Moussa Mustafa Moussa, presidente del partito Al-Ghad e da sempre sostenitore dello stesso Al-Sisi. Una candidatura di facciata, secondo gli analisti, utile solo a dare una parvenza di pluralismo, dopo la neutralizzazione da parte dell'ex generale di ogni possibilità per l'opposizione. A partire dall'estromissione dei fratelli musulmani dalla vita politica del paese e l'arresto del loro candidato Sami Anan e dalla serie di condanne giudiziarie eccellenti che hanno costretto al passo indietro altri 4 possibili rivali. I risultati delle elezioni sono attesi non prima del 2 aprile prossimo.